La pace del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti noi, cari amici e fratelli, ben ritrovati anche oggi a questo nuovo appuntamento con le trasmissioni dei culti della nuova era, cioè quelli registrati nella nostra comunità a partire dal 9 settembre 2001. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con la pace del nostro Signore Gesù. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, Signore, alleluia. Lode, onore, gloria a te, Padre glorioso, alleluia. Gesù e lo Spirito tuo Santo, alleluia. E grazie ancora per aver, Signore, averci aperto le porte di questa, Signore, comunità, Signore, di questo luogo, di questa tua piccola chiesetta, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, dove dei cuori, Signore, sinceri, dove cuori semplici ti lodano, Signore, alleluia, elevano verso di te, oh Signore, la loro lode, Signore, la preghiera, alleluia, gloria al tuo nome, il soave profumo, alleluia, gloria al tuo nome. Quindi anche questa sera accetta ciò che il nostro cuore ti offre, Signore. Tu che sai comprendere, Signore, ogni cosa, Signore, guarda il nostro cuore ed accetta nel soave profumo che ti offriamo insieme a Gesù, benedetti in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Benedetto tu sei, Signore. Così noi non vogliamo aggiungere altro, Signore. Tu sei presente. Tu, Signore, stai leggendo nel cuore di ognuno di noi. Tu stai, Signore, esaminando ogni nostro pensiero, ogni nostro sentimento, anche se le nostre labbra non proferiscono parole. Però, Signore, tutto è chiaro davanti a te, oh Signore. Quindi, oh Signore, gradisci quello che esce dal cuore ancora questa sera. Ti sia veramente gradito come soave profumo. Insieme a Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Amen, amen. Trovai il mio tesoro nel Signore.
fede, la speranza, e contro quel che appare avrò valore. Ti vedo in questo luogo senza nome, ma qui nel cielo il Dio mi innalzerà. Questo Amen. Io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo. Alleluia. E se non ci fosse stato Lui, tutte le nostre cadute sarebbero state mortali, fatali. Alleluia. Grazie a Lui, vedete che subito, intanto non ci fa cadere. magari noi inciampiamo, però Lui subito ci prende per mano e non ci fa cadere. Alleluia. E quindi i meriti non sono nostri, ma come sempre i meriti sono suoi. Ed ecco perché, vedete, noi siamo salvati per grazia e non per opere. Attenzione! Perché dice, noi siamo salvati per grazia e non per opere. No? Che vuol dire?
Che opere non ne dobbiamo fare? Perché siamo salvati per grazia. È giusto. Sì. No, allora grazia non è più grazia. E allora, siamo salvati per grazia e non per opere. Vuol dire questo. Perché noi le opere le dobbiamo fare. Perché il Signore ha anche preparato per noi, vedete, le opere che dobbiamo fare. Ma quando dice, ecco, noi siamo salvati non per opere ma per grazia, perché le opere che noi facciamo, anche se ne dovessimo fare chissà quante, siccome non riusciremmo mai, allora il Signore fa entrare la sua grazia. Amen. Mi pare che qualcuno non capiva, forse fu io che non capiva, buono. E allora, mettiamo il caso. I vostri figli, avanti, se ne avete uno, due, non ha importanza il numero. I vostri figli, no? Hanno un salvadanaio, no? Ci siamo? E allora, perché vogliono comprata la bicicletta? No? Dice, una volta voglio un motorino. Vogliono comprata la bicicletta, no? Allora, loro che cosa fanno? Dentro questo salvadanaio mettono le monetine, no? È vero o non è vero? Sì o no? E allora, perché si vogliono comprare la bicicletta? E fanno anche, quelli che sono saggi, dei figli saggi, fanno delle rinunzie e dicono, niente, tale cosa non me la compro, perché mi voglio comprare la bicicletta. È giusto? E chi soldi? Io vedo sto ciurumusso, che? No, ora non ti vado, è così. Dici è meglio. Allora, che hai questa tua bicicletta a casa? Oh, vado lì, a me se c'era qualcosa dall'aria. In verità non saggio niente, io non so niente. Allora, ma qui siccome siamo nella casa del Signore, signore padre, eravamo in famiglia, io lo usavo, non sapevo io che c'eravamo. E allora che cosa succede? Che i figli saggi, e cosa fanno? Invece di comprarsi delle stupidate, no, dice perché io mi voglio comprare la bicicletta, quindi i soldi che dovrei comprarmi dalle cose, vado e la metto in tuo salvadanaio, no? In modo che, per esempio, quando, ecco, facciamo così, in modo tale che quando io faccio il compleanno mi catto sta bicicletta, è giusto o no? Mi compro sta bicicletta. Allora che cosa fa? Tu durante tutto l'anno i figli saggi, cioccolato non me ne catto, caramello non me ne catto, altre cose, ma invece tu sei va là tling, e mette sempre il tuo salvadanaio. Arriva un paio di giorni prima, no? Diciamo del compleanno, insieme ai genitori, che cosa fa? Mamma, papà, è vero che i soldi me l'hai dato sempre tu? Perché poi sempre giravo da fuori, non è che domani a travagliare. Perché i soldi sempre da andare. Ora, la stessa cosa con il Signore. Non è che ne altro dice, perché è sempre il Signore che ce li provvede, giusto? E allora che cosa succede? Che un paio di giorni prima, fa il compleanno, tuo figlio, sta figlia, e apre sto salvadanaio, conta sti soldi. Sapete che è un salvadanaio? Conosci tu Caruseggio?
Noi chiamavamo carosello, una volta era terracotta e non si poteva nascere, non si aveva, da su due a rompere per forza. Tuttora ci sono ancora queste cose. E allora, quindi si prende sto salvadanaio, diciamo in dialetto, e piglia sto carosello, faccio cattare sta bicicletta, si rompe sto carosello. Contammo sto soldi, 50 euro a monetine. A cui fai ridere con 50 euro? Manco stop devo cattare la bicicletta, no? Allora, ascoltate, però siccome il bambino o la bambina hanno messo tutto il loro cuore, il loro interesse, che volevano sapere, e quindi si sono impegnati, non c'è niente, non c'era nessuno. Allora, oh pace, amare, non ciancere. Quanto costa? 200 euro? Te ne mancano 150, ne hai 50, non ti preoccupare, papà, non ti preoccupare, mamma. I 150 euro qui ti metto io. Non capisco niente. Sì, ho capito, certo. Quindi, quella è stata la grazia. Amen. Perché la bicicletta ci ha cattato lo stesso, però non con gli sforzi. Quindi la bicicletta non può dire il figlio o la figlia: io mi cattai la bicicletta grazie alle mie buone opere, grazie alle mie rinunzie. No, perché tu non ci bastava uno stesso. Quindi la bicicletta l'hai avuto per grazia. È stato un dono, raga. Sono stato chiaro nel far capire cosa vuol dire non per opere, ma per grazia. Ma le opere le dobbiamo fare lo stesso. Perché se due figli ceddu o figli cedda erano tosti, ma sì, non ce ne metto, ma io caramella mi ha cattato stesso, il cioccolato mi ha cattato stesso, tanto poi mamma e mio padre mi ha cattato stesso la bicicletta. Dice, no, disgraziato, perché te ne cazzo, perché tu non ci devi mettere la buona volontà. No, o no? È una cercata per correre voi. Oh, è giusto o no? Sì, sì, sì. Tanto in ogni caso non c'è cercato, sì, sotto ci potevo. Stavolta, grazie, niente. No, perché... Ora, attenzione, attenzione. Tante volte, i genitori non gli comprano una data cosa ai figli, perché sanno i genitori che quella data cosa può essere un danno per loro. Così è Dio con noi. Se lui, esaminando le nostre richieste, riconosce che quello che noi gli chiediamo ci recherà un danno, non ce la darà. Quindi dice, non te lo raccogli i soldi, perché pure che ti raccogli i soldi, io cosa te ne catto stesso? Ti catto un vestito, di i soldi che ti regalasti, cioè che ti sei procurato, insomma, hai conservato, hai raccolto. Amen, gloria a Dio. Vedi che bello. Questo significa vivere in famiglia, nella chiesa, con il Signore presente. Che ne spiega cosa? Il materiale è la figura dello spirituale. Amen, gloria a Dio. E allora, sia glorificato il Dio. Dovevamo cantare qualche canto per caso? No. No. No, no, vero? E cantiamolo. Corrivo. Alleluia. Perché dopo sto discorso non ci vuole un canto, ci vuole un canto. Thank you.
Alleluia, amen, amen. Perché lui ha detto: io sono la via. Alleluia. Quindi è lui che può guidarci nella maniera giusta, quindi corretta, senza mai farci rimpiangere, amen, cosa alcuna, perché se noi camminiamo con Cristo praticamente non ci farà sbagliare, e noi saremo sempre felici. Amen. Gloria a Dio. E così, ecco, diceva il salmista: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Quindi la parola, vedete, anche quella di questa sera, sono certo, alleluia, che il Signore me la fa leggere. Intanto il capitolo, vediamo dov'è, no? Alleluia, per essere anche noi oggi luce sul nostro sentiero e lampada al nostro piede. Alleluia, amen. Benedetto sia l'Altissimo. Allora, vogliamo leggere come il Signore ha ordinato e stabilito nella epistola di Giacomo, capitolo 3. Allora, leggiamo dal versetto 1. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tante, siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla genna. Infatti, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata ed anche stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Chi è savio ed intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta e le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Alleluia, amen. Fin qui la lettura. Alleluia, gloria all'Altissimo.
Gloria all'Altissimo, veramente. Forse questo capitolo di scrittura lo dovremmo leggere almeno una volta ogni. Perché allora, però giustamente, vedete, chi è intelligente vuole imparare anche a scuola stessa, che cosa fa? Un ascolta e non ha bisogno di molte ripetizioni. Le molte ripetizioni ce l'hanno bisogno quelli che non studiano, perché si scordano, non si scordano. Non l'hanno presa mai la cosa sul serio, quindi hanno preso le cose con leggerezza. Amen? E quando si prendono le cose con leggerezza si dimenticano facilmente. Amen? Quindi invece, vedete, un alunno bravo, intelligente, che vuole effettivamente essere promosso, sta attento sia nel leggere che nell'udire la spiegazione, e la cosa l'assimila e non la dimentica più. Amen? Chi invece è superficiale dice: che disse professore, che disse maestra, che disse maestro, oh, non sentiste, ma sì, quando arrivo a casa me la leggo la cosa, poi arrivo a casa, si mette a giocare e non se legge. Quindi ecco, non imparerà mai. Ora ho scherzato, però non troppo, non tanto, nel dire si dovrebbe leggere una volta al giorno, ma spesso, perché effettivamente, vedete, questo capitolo è meraviglioso, perché da saggi consigli è una vera guida alla vita del vero credente, perché il vero credente deve ricordarsi di queste cose e le deve mettere in pratica, si deve sforzare, perché noi vediamo che quasi sempre le cose sono andate diversamente, perché ecco, il Signore fa scrivere a Giacomo, dice: fratelli miei, non siate molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Ecco, invece con molta facilità i fratelli sempre cercano di dare non consigli ma degli insegnamenti, perché basta che leggono la Bibbia oppure frequentano una comunità, tutti diventano professori. Allora, ma anche se si diventa maestri, ecco, si deve diventare maestri, e lo si deve diventare, fratelli, ma non si deve diventare maestri per gli altri, bisogna diventare maestri per se stessi. Amen. Alleluia. Perché il Signore, vedete, non è che quando lui ammaestrava le folle, le ammaestrava perché tutti andassero ad evangelizzare o a predicare o a ammaestrare, perché per ammaestrare lui ne ha scelte 12. Allora, amen. Tutti gli altri quindi dovevano imparare, dovevano ascoltare e mettere in pratica. Allora, amen. Quindi sia glorificato il Dio, perché questa sera, vedete, il Signore mi ha ordinato di leggere questo capitolo, perché nessuno della Chiesa si reputi maestro per gli altri. Quello che fanno gli altri e nelle altre chiese a noi non interessa, a noi interessa la nostra famiglia. Amen. Che poi, vedete, questi ammaestramenti vanno in onda e il Signore ha provveduto, vedete, di metterle anche su internet,
perché il maestro rimanga sempre lui, uno solo. Soltanto così, vedete, si può realizzare quell'unico gregge per l'unico pastore, Gesù. Perché, fratelli, vedete, io quando salgo sul pulpito e che il Signore mi dà da leggere, io non è che mi preparo alla predicazione, l'ammaestramento, e quindi io mi auto-eleggo maestro. Assolutamente. Io sono un semplice portavoce. Basta. Il maestro è solo uno, è il Signore. Io non posso, alla fine del culto, non posso dire: stasera feci una bella predicazione, stasera feci un bello ammaestramento. Ci pensate che cosa obbrobriosa, alleluia, sarebbe se così io dicessi o lo pensassi. Quindi quando io salgo qua sopra, vedete, io infatti, come ho detto sempre, io non so quello che il Signore ha da dirci, quindi so soltanto, appunto, che Lui darà, metterà nella mia bocca le cose che devo dire. Prima per me e poi per voi. Amen. Perché io l'assaggio. Il Signore mi fa assaggiare prima. No? Alleluia. Dici, buono, quindi puoi dare, dai. E poi giustamente c'è anche la mia parte. Amen. E allora, ora fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Quindi nessuno, ecco, si erga a maestro sul proprio fratello o sulla propria sorella, o sugli altri, ma quello che ode lo deve conservare per se stesso, per se stesso. E se effettivamente uno può dare al limite un così, senti, guarda, io, se si presentano delle circostanze dove effettivamente magari qualcuno ha bisogno di un consiglio, allora uno magari dice: guarda, io mi limito soltanto, ti posso dare questo consiglio, però sai, non prenderlo alla lettera. Ma se tu vuoi saperne di più e vuoi essere più sicuro, chiedi al tuo pastore. Amen. Alleluia. Vedete, perché dice: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più grande, ne riceveremo un più severo giudizio. Perché se no, se chiunque, vedete, fa da maestro sul proprio fratello, sulla propria sorella, o secondo, non avendo ricevuto dal Signore quel compito, non potrà mai dare, anche se una persona intelligente, una persona colta, a livello spirituale, non potrà mai dare la giusta risposta, oppure la giusta guida, amen, a quel fratello, a quella sorella, a quella persona che ne ha bisogno in quel momento. Amen, gloria a Dio, alleluia. Infatti, fratelli, io ho paura. Vedete, quando per esempio qualcuno mi chiede dei consigli, delle cose, allora io rispondo in base a quello che il Signore mi ha insegnato fino a quel momento, e anche se so, però vedete, non mi azzardo mai a sentirmi sicuro: ah, io questo lo so, quindi papapam, a tappo uno gli risponde, no? Sempre nel timore di Dio, perché deve essere sempre il Signore a guidare, a illuminare. Allora, perché dice, ecco, fratelli miei, sapendo che ne riceveremo quindi un più severo giudizio, alleluia. Ecco, gloria a Dio. Attenzione, qui non sta in questo versetto Giacomo non parla di giudizio, ma di insegnamento. Amen? Perché dice: attenzione, se tu ti fai maestro, un giorno sarai giudicato dal Signore, perché tu dici lo hai consigliato male, gli hai dato una lezione sbagliata a quel fratello, a quella sorella. Amen, gloria a Dio. Vedete quante... Quindi ne riceveremo, dici, un severo giudizio da parte di Dio. Poiché tutti manchiamo in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Perché dice: tutti sbagliamo. Quindi
Dice, ma perché l'anziano non sbaglia? Se l'anziano sbaglia, avrà che vedersela con il Signore. Alleluia. E perché è il Signore che l'ha scelto, che l'ha chiamato. Ai fratelli invece il Signore non li ha chiamati per essere maestri. Amen. Quindi se sbaglia l'anziano, magari il Signore dice, senti figliolo mio, vedi che stai sbagliando, hai sbagliato. Amen. Vedi, ecco che come Giovanni ha visto i sette angeli delle chiese, dice che erano come sette stelle nella mano destra di Gesù. Quindi, essendo nella mano del Signore, ciò significa che Lui li guarda, li ascolta, li vede, quindi e li consiglia, li guida, cosa che non fa con gli altri. E infatti dice a ogni angelo della chiesa, tu attenzione, vedi che in ta chiesa c'è un tizio, oppure quella tizia, vedi che sta facendo questo. Vedete, non va il Signore, amen, alleluia, direttamente, perché altrimenti la chiesa ed il pastore perderebbero di valore. Amen. L'autorità diventerebbe nulla. Alleluia. Quindi ecco, dice, non siate in molti a fare da maestri. Intanto dice, ognuno che guardi se stesso, perché dice, attenzione, se tu che ti vuoi fare maestro, vedi che sbagli pure. Tu sbagli in tante cose, quindi se tu sbagli in tante cose, come puoi fare da maestro al tuo fratello? O no? Sono Giuseppe, ma... Dici, se tu, se nella tua vita sbagli in continuazione, come puoi essere maestro del tuo fratello? Amen. Gloria a Dio. Quindi dice, perché tutti sbagliamo? Intanto dice, poiché tutti manchiamo in molte cose, se uno non sbaglia, dice, nel parlare è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Allora è capace, quindi se uno alleluia, se uno crede di essere veramente, sente di essere maestro, quindi allora deve riconoscere che ha il potere di tenere a bada la propria vita, di sapersi controllare in ogni cosa. Alleluia. Amen. E una persona che non sbaglia nel parlare, mi seguite? Una persona dice, guarda, allora quello non sbaglia, quindi può ammaestrare. E no, perché quello che, se dovesse veramente essere una persona che non sbaglia, che sa tenere a freno la propria lingua, allora non oserà mai fare da maestro. Sa in partenza a me. Dici, perché? Ecco, in poche parole, una persona saggia non farà mai da maestro, perché dice, il Signore non mi ha dato di ammaestrare. Magari il Signore gli avrà dato un altro compito. Amen? Alleluia. Ma, e allora, vedete, ognuno deve tenere a freno la propria lingua nel parlare. Ah, sai, fratello, non è giusto che tu fai questo, non è giusto che fai quest'altro. Andiamoci a gambe. Allora, l'anziano perché c'è? Alleluia. Allora, i fratelli e le sorelle devono cercare sempre di incoraggiarsi a vicenda. Amen. Di aiutarsi a vicenda. Poi, perché vedete, già il Signore, allora, il Signore in questo istante mi ha fatto venire un esempio da fare. I vostri figli, allora, i vostri figli che vanno a scuola, no? I vostri figli che vanno a scuola, hanno i compagni di scuola, sì o no? Hanno i compagni, non è che sono soli.
giusto? Ci sono, quindi vanno a scuola. A scuola c'è un professore, un maestro, che è giusto? Allora, gli alunni, quando escono fuori, che fanno? Quelli che si sentono più bravi, incominciano, ma ci fanno dopo scuola? Ai vostri figli, che prendono il posto dei professori che insegnano in classe, che prendono il posto, se lo prendessero farebbero una cosa giusta o sbagliata? Sono riuscito fin qui a farmi vedere. Allora, anche se ci sono degli alunni bravi in classe, loro possono suggerire, possono dare un consiglio al proprio compagno, alla propria compagna. Amen. Però non devono prendere il posto dei professori. Amen. Perché i professori rimangono sempre quelli. È giusto? Perché dice, no ma con il mio compagno di banco, con la mia compagna di banco, è bravissima, ma lei mi ha detto che la cosa è così, mentre un professore ne ha spiegato, però ne ha spiegato sbagliata. Bravo. Allora sai che fai? Vai a scuola, c'è dei professori, ma facesse mi facesse svegliare il suo posto, e io sono più bravo di lei. Amen? Quindi l'alunno deve rimanere sempre alunno, anche se è bravo. E il professore deve rimanere sempre professore. Ci siamo? Alleluia. Perché vedete, questa è una cattiva educazione che si è avuta nei credenti, perché addirittura si mettono, appena vedono qualcuno, soprattutto un'anima nuova, no, tu non a fare questo, tu non a fare quest'altro, perché così, perché stanno così. Tu hai fatto il tuo compito. Lascia sto compito al maestro, al professore, che c'entri tu? Amen, gloria a Dio. Vedete, quindi la vita materiale, reale, non ci insegna queste cose, e che nel campo spirituale ci sono queste eccezioni, tutti diventano professori e maestri. Alleluia. Se tu hai capito bene le lezioni dal maestro che presiede in chiesa, allora bravo per te, brava per te stessa. Alleluia. Ma fate sempre l'alunno o l'alunna, non il maestro. Amen, ci siamo. Riesco a farmi capire? Alleluia. Ecco perché dice, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Alleluia. Perché poi qui noi siamo nel campo di Dio. Alleluia. Quindi dice, ecco noi, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, dice, hanno, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua, vedete, così anche la lingua. Se parla uno, se uno parla assai. Amen. Allora, così anche la lingua, dice, è un piccolo meno, perché pare, dice, che uno sottovaluta quello che uno può attraverso la lingua dire e fare. No, dice, perché attenzione, perché la lingua, in detto siciliano, dice, a lingua non ha ossa, ma rompe l'ossa. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Alleluia. Ma si vanta di grandi... Ah no, perché io modestamente vado in chiesa, però io ne capisco che sai tu pastore.
se io ti stai dando questo consiglio, vedi che io lo dico perché io ho tanti anni di fede, io sai così, 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 ecco, si vanta, alleluia, dice, ecco, no, dice, ecco, è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose, alleluia, nel campo di Dio, amen. Allora, quindi, e ci dice la parola del Signore che invece bisogna essere pronti all'udire e tardi nel parlare. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. Quindi considerate, quindi non sottovalutate, ecco, quello che il danno che può fare, può provocare la vostra lingua o la nostra lingua. Non mi voglio escludere. Alleluia. Amen. Ecco, vedete che danno può fare. Pare che sia, in poche parole, guardate, la nostra lingua è il timone della nostra vita. Perché dice il timone della nostra vita? Perché se, guardate, sia glorificato Dio, speriamo che mi sappia spiegare, perché vedi, il Signore mi dà a capire le cose belle, eh? Poi sono io che faccio fatica magari a farmi capire. Allora, la lingua è il timone della nostra vita. Attenzione, la nostra lingua è il timone della nostra vita, non è il timone della vita degli altri. Amen. Uno che è su vaso bacca, quel timone che ha un taso bacca, può guidare a bacca del nauso? Non la può guidare. È giusto? Quindi ognuno sa guidare la sua bacca. Cuso demone. Amen. E poiché San Giacomo dice che la lingua è il timone, allora, quindi ognuno si deve guidare la propria bacca. Alleluia, gloria all'Altissimo. Allora, quindi dice, considerate come un così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Ecco, perché c'è tutto, dice, una lingua, dice una frase, una parola. Fratelli, guardate, no? Per dirvi, la lingua, guardate la lingua, che danno che può fare. Basta che un presidente di una nazione dica al capo del suo esercito, no? Sgancia la bomba atomica. Che dì? Non c'è bisogno che ci dice sgancia la bomba atomica, basta che ci dice sgancia. Chi tu già usavi? Guardate, con una parola, quanto danno può fare. Quindi, vedete, non sottovalutiamo quindi la nostra lingua. Amen? Alleluia. Perché, attenzione, perché il mio cervello potrebbe suggerirmi, mi ci dico a uno, sei un disonesto, no? Il mio cervello potrebbe, no? Allora io, sapendo che non è giusto, che cosa faccio? Anche se il mio cervello mi dice, dici a quello che è un disonesto, io che cosa faccio? Freno la mia lingua, non permetto alla mia lingua di tradurre in parole il mio pensiero. E la cosa rimane lì, o no? Amen, gloria a Dio. Non è che tutti i pensieri della nostra mente ne ho la bocca e sdrupammo. Amen. Come che hanno un stomaco lento? Che una cosa non si sa, sanno dentro. No, non pensate cosa lodi. Che non sanno tenere le parole, discussi così. Adesso mi avevano pensato già una cosa. Un stomaco lento, gli adolassativo.
Peggio! Che hanno stomaco lento che si mettono a cottigliare, che peggio di un lassativo è, perché però un lassativo ci fa danno a io stesso, invece le parole ci fa danno agli altri. E allora, quindi, guardate, quindi questa è una cosa bellissima, sapete perché, gloria a Dio? Perché in giro c'è tanta maldicenza, c'è tanta presunzione per un cattivo ammaestramento e per la presunzione che hanno i credenti. Alleluia. I credenti sanno affari, i credenti. Alleluia. Amen. Il pastore si deve fare il pastore. Ognuno ha il proprio posto, quello che Dio ha assegnato. Alleluia. Quindi non pensate, fratelli, perché, per esempio, vedete, la stessa cosa, noi parliamo della nostra piccola chiesa, che poi siamo piccola come comunità, ma grande come io, perché eravamo da tutto il mondo, facciamo un giro del mondo del consiglio. E allora, perché, vedete, sia se entra in chiesa un fratello nuovo, una persona nuova, tanto maschio che femmina, ecco, voi dovete farvi soltanto gli alunni bravi. Amen. Se vi sentite bravi, siete bravi per voi stessi, però lasciate che gli insegnamenti vengano dati da professore che su bagatta. O no? Altrimenti la vostra lingua diventa peggio di chi da due serpenti. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Vedi che begli insegnamenti che il Signore dà. Perché uno di voi può pensare che effettivamente in quel momento, essendo spirituale, no, perché io ho sentito tanti ammaestramenti da parte del Signore, grazie a un nostro anziano, sì, però tu in tal momento stai sostituendo l'anziano. A me, tanto maschio che femmina, tanto fratello che sorella. Invece no, allora il fratello si faccia il fratello, l'alunno. La sorella si faccia l'alunna. Se siete bravi, siete bravi per voi stessi. Allora gli altri, se voi siete bravi, gli altri vi imiteranno. E voi non avrete colpa. Ma se invece date voi dei consigli, e quei consigli secondo voi sono giusti, ma invece agli occhi di Dio sono sbagliati, voi ne pagherete, diciamo, il danno di tutto ciò che provocherete. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi attenzione, dice che, quindi il Signore questa sera sta dicendo: parate picca, vai, ascoltate bene, ma parate poco. Amen, gloria a Dio. Perché lui, San Giacomo, sta portando i vari esempi di errori che possiamo commettere con la nostra lingua, con la nostra bocca. Dice: perché la lingua? Perché, fratelli, perché se non ci fosse la lingua, noi non potremmo parlare. Amen? Se non ci fosse la lingua, noi potremmo babbettare con le labbra. Ma è la lingua che fa parlare. È lei proprio che fa scandire le parole. Gloria a Dio. Allora, lingua, guantala, femma. Allora, quindi anche la lingua, è, perché dice, anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Guardate, perché con la lingua si danno degli ordini pure. Con la lingua si danno gli insegnamenti. Alleluia. Sembra che la lingua, che le nostre parole non abbiano molte potenze. No, fratelli, perché guardate, ecco, la nostra lingua fa condannare anche degli innocenti. Basta fare una cattiva testimonianza, basta testimoniare il falso. Amen? Con la lingua. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Allora, quindi anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla genna. Alleluia.
Infatti, dici, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana. Dici, guardate che gli animali stessi, gli animali feroci, le fiere, ecco, quelli, vedete, sono stati domati. Fratelli, la lingua è più pericolosa di un animale feroce. Amen. Quindi non è facile domarla, perché vedete gli insegnamenti che il Signore ci sta dando questa sera, se uno è cocciuto, caparbio, quella lingua non verrà domata stasera, continuerà a fare danno, per dire. Amen, gloria a Dio. Quindi il Signore ci sta richiamando all'attenzione. Allora, attenzione a quello che facciamo. Quindi, ma la lingua dice, nessun uomo la può domare, è un male che non si può fermare, è piena di veleno mortifero. Alleluia. Vedete, è piena di veleno mortifero. Quindi per natura, allora, e qui entra quella bellissima frase del profeta, dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Amen. E quando dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, ciò significa che il cuore dell'uomo è come una malattia mortale. È una malattia mortale. Amen. E allora, e poiché, vedete, i pensieri della mente, i sentimenti del cuore, vengono poi tradotte anche in parole, allora noi dobbiamo, ecco, grazie al Signore che questa sera ci sta raccomandando questo, dice, ma io hai la menatura che c'è tua della lingua, non sa frenare. Sforzati e chiedi aiuto al Signore, però da sforzare. Perché se tu aspetti che sia il Signore che è capace, il Signore da scippa allora, che dici tu la puoi domare. Il Signore interviene laddove noi non possiamo, dopo aver fatto i nostri sforzi. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi con essa noi benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo Dio. Bella cosa, gloria a te, oh Signore. Tu disgraziato, però, no? Che il suo capo davanti sia glorificato il tuo nome, Signore. Ma che ne sapete? Già il tuo vicino da casa, è disgraziato. Gloria a te, Signore. Ma no, per ora è pregare. Perché, sì, poi con le sciccate pigliere la stessa lingua che glorificaste Dio, pigliere sciccuna da uglia e le altre persone che odi. Attenzione, quante. Ecco, vedete, la via perché è stretta. A botta e a via e a sala. Gloria a Dio, alleluia. Quindi con essa noi benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. Fratelli miei, dice, le cose, vedete che non era in questa maniera. Alleluia. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Allora chi è savio? Ecco, chi è savio? Vuole far maestro? Chi è savio e intelligente? Mostre con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia, spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Perché se nel cuore dici c'è invidia, gelosia, fratelli, la stessa bocca, la stessa lingua che glorifica Dio, che dice amen, gloria a te, e quella stessa bocca, quella stessa lingua, che avendo nel cuore gelosia, invidia, poi fa uscire dalla propria bocca delle parole che effettivamente inquinano la propria vita e la vita degli altri. Gloria a Dio, alleluia. Questa, alleluia, non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena,
animale e diabolica. Alleluia. Dove infatti c'è invidia e contesa, perché poi tutto sommato, guardate, l'un batte è lì. Dove infatti c'è invidia, contesa, lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ed il frutto della giustizia, dice, si semina nella pace per quelli che si adoperano per la pace. Amen. Fratelli, più semplice, più bello di così, il Signore non poteva parlare. Che il Signore ora ci dia grazia. Noi mettiamoci tutta la nostra buona volontà. Il rimanente lo farà il Signore, perché a Lui piace donare quello che noi chiediamo saggiamente e per la sua gloria. Amen. Amen. Benedetto e santo sei tu, Signore, grazie per ogni cosa, Signore. Alleluia, continua a benedirci in verità, Signore, come stai facendo. Alleluia, gloria al tuo nome. Alleluia, e facci, Signore, veri discepoli tuoi. Alleluia, con la sapienza che viene dall'alto. Perché, Signore, come appunto ci hai detto questa sera, quella terrena è carnale. Signore, è animale diabolica. Signore, noi siamo usciti dal mondo carnale e diabolico, Signore, per vivere una vita santa al tuo servizio, gloria al tuo nome, rigenerati dallo Spirito tuo santo, per la tua gloria, Padre Santissimo, e per la gloria di Gesù, benedetto in eterno.
Alleluia, amen, gloria al tuo nome, Gesù, alleluia, grazie ancora, Padre Santissimo, perché questa sera, Signore, come sempre, ci hai ammaestrati e ci hai grandemente benedetti, perché stare alla tua presenza è una grande benedizione, non vi è benedizione più grande, alleluia, poter udire la voce dello Spirito, alleluia, che ci ammaestra, che ci guida per una via santa, retta, Signore inconfondibile, abbacchita la mata, alleluia, gloria al tuo nome. Così fai, oh Signore, e tutti gli insegnamenti che ci stai dando, Signore, possano essere scolpiti nel nostro cuore, nella nostra anima, come hai scolpito, Signore, le leggi su quelle tavole di pietra di Mosè. Signore, col fuoco dello Spirito Santo. Questo è quanto ti chiediamo, per la tua gloria e per la gloria di Gesù, benedetti in eterno. Amen, amen, amen. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 23 settembre del 2014.